Carta, forbice, sasso! Prendi questo! Ben ti sta, perdente! Ragazzi, non crederete mai a quello che è successo! Cos'è successo, Chris? Ho delle pessime notizie per voi! Credo di essere una sonnambula! Ma cosa c'è che non va? Chris, calmati, non sei una sonnambula! Ve lo sto dicendo seriamente! Ma perché state ridendo? Perché sto ridendo? Sto ridendo perché sembri una scolaretta in questo momento, tutta dipinta! Ma tu sei fuori di testa! Pensi che se fossi sana mi dipingerei così, con i pennelli? Calma, ragazzi! Possiamo scoprirlo molto facilmente. Allora, Chris, tu vai a letto, mentre noi invece metteremo le telecamere. Ottimo, e poi vedrete che ho ragione e non vi sto prendendo in giro. Sì, Chris, fingerai di essere una sonnambula di proposito, così ti crederemo. Ragazzi, calmatevi, andiamo di sopra. Andiamo, andiamo, dai. Sì, andiamo, dai. Andiamo, imbrogliona. Spero che vada tutto bene adesso. Dai, sdraiati, Chris, non preoccuparti. Sappi che ti terremo d'occhio. E se qualcosa dovesse andare storto, niente paura, siamo al tuo fianco. Perfetto. Sì, certo, ora che sei diventata un po' sonnambula reciterai come un'attrice. Dai, stai, andiamo piuttosto a sistemare le telecamere. Basta, va bene così. Mi pare che vadano bene così le camere. Bene, ora vediamo che tipo di sonnambula è. Dai, andiamo nell'altra stanza a fare la guardia. Dimon, ti dico che non succederà nulla! Secondo te ci sta facendo uno scherzo? Io penso di no! Dimon, io non credo che sia una sonnambula. Tu, io, Rafari eravamo sonnambuli e poi Odisseo. Ma che Chris sia una sonnambula? No, non ci credo. Eh sì, non ha senso. Later. Oh, si è alzata, guarda, si è alzata! Si è alzata! Dai, Dimon, si è alzata per bere un po' di acqua, bro! Oh, guarda Stas, guarda cosa sta facendo! Sta battendo la testa! Mi prendi in giro! Lo sta facendo di proposito, sa che ci sono le telecamere e sta fingendo! Sì, e sta anche saltando sul tetto di proposito! Chris lo fa, eh? Chris, no? Chi altro lo fa? Stas, ti dico che è una sonnambula! Comunque, andiamo a vedere cosa sta facendo lì! Sì, sì! Va bene, non è che io e te abbiamo altro da fare, amico! Voglio uscire con le mie amiche, quindi devo cambiarmi! Questo non è affatto quello giusto, ma lo metterò. Come sono? Come una nonna di 50 anni, voglio dire, sono pronta. Ciao, Chris. Non parlare, non si può parlare con i sonnambuli. Sì, l'avevo dimenticato. Ma prima di uscire, devo prima truccarmi. Ma come farà a truccarmi? Oh, si aggrappa a me. Ma allora, non so, cosa sta facendo? Andiamo di sotto. Attento alle scale, amico, perché se scivoli sulle scale rotoli giù e ti spacchi la testa. Ma devo trovare la mia borsa. Cos'è dei trucchi? Cos'è una borsa dei trucchi, Dimon? Una borsa dei trucchi è una borsetta in cui vengono conservati tutti i trucchi di una donna. Ah, e ora la sta cercando? Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Lala, che bello, oggi vado a fare una passeggiata. Di quale passeggiata sta? Che bel trucco avrò adesso con questi. Dimon, quelli non sono trucchi, sono dei pennarelli. Questo spiega tutto, Stas, ecco perché è tutta dipinta. Dov'è che dipinta? Le sue mani, tutte dipinte con i pennarelli. Ah, sì, amici, è vero. Fantastico, ora mi metto un po' di rossetto. Devo guardarmi allo specchio? Quale specchio? Mi chiedo che cosa veda lei. Ora sono molto bella. Bellissima. Dimon, dai, svegliamola e basta. No, non si possono svegliare sonnambuli. Perché no? Perché Stas, se si sveglia bruscamente un sonnambulo potrebbe avere un infarto e morire. Oh sì, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto altri video sui sonnambuli, è vero? Sì. Ora che ho finito, ho voglia di bere una Fanta fredda per rinfrescarmi. Dimon, questa è una possibilità. Ora berrà una Fanta fredda e forse si sveglierà da sola e non succederà nulla. Oh, non lo so, spero che non soffochi. Adesso prendo una Fanta. Oh, è così arancione e sembra molto rinfrescante. E acqua! E lei la sta bevendo, Dimon? Sì. L'ho bevuta tutta. Cosa facciamo adesso, Stas? Ma non lo so, Dimon, è sicuramente pericoloso, ma è molto divertente. Penso che dobbiamo svegliarlo in qualche modo. Ma come facciamo? E dove è andata? È uscita a fare una passeggiata, immagino. Oh no! Che belle scarpe e che tacchi! Wow, che bei tacchi che ho, molto alti! Dove sta andando, Dimon? Forse cadrà in piscina e si sveglierà. È così bello fare una passeggiata. L'ho salvata, l'ho salvata. Avresti dovuto lasciarla cadere. No. E ciao. Uè. Ladri! Quali ladri? Sono io, Dimon. Ma io sono Stas. Papà, che razza di ladro sono? Non sono Stas il ladro. Di nuovo. Che cosa facciamo adesso? Andiamo a casa a dormire? No, no, se n'è andata. È uscita fuori, ma è una sonnambula. Andiamo a prenderla, Dimon. Andiamo. Ladri, ladri, ladri. No, siamo noi. Sì, amico, siamo fregati. Morirà
momento! Scusa! Amore mio, vieni che ti abbraccio! Oh, finalmente mi riconosci! Vieni ad abbracciarmi! Edimond, pensavi che volesse abbracciarti? È andato ad abbracciare qualcun altro, forse un'altra ragazza? No, di nuovo amici! No, ragazzi! Ragazzo mio, ti amo! La prossima volta andiamo a fare una passeggiata insieme! Vedi, si tratta di un altro ragazzo! Ora è un tuo concorrente, Edimond! Non è abbastanza! Ok, sto scherzando! Andiamo. Ma come può piacerle quella vecchia macchina? Non lo so, Stassef, la tua macchina non è la sì, mia! Sì, è mio amico! Andiamo! Oh, che grande questo dinosauro! Oh, sono secoli che non vedo un dinosauro qui! Guarda, cosa sta dicendo? Un dinosauro? Non lo so, ma di sicuro non è un dinosauro! È solo un cane! Si senti, forse se la morde si sveglierà? Non lo so, non credo che la morda... Dove stai andando, dinosauro? Che è verde, è bianco! Non riesco a capirlo! Ma cosa guarda. Sta facendo? Dove è finito il mio dinosauro? Non è un dinosauro, Chris, è un... Non dire il suo nome, non chiamarla per nome! Ho dimenticato di nuovo, sì, non è un problema, amico, questa cosa sta diventando fuori luogo! Finalmente si sveglierà e potrebbe succedere qualcosa! Non succederà nulla, che si svegli finalmente! Fuori in testa! Dov'è Chris? Dov'è Chris? Dove è andata? Dov'è scomparsa? Dov'è andata? Dov'è scomparsa? Amici! Dove è andata? Se n'è andata! Non se n'è andata! Dove è andata? Cerchiamo di trovarla! Potrebbe essere prestata e venire investita dall'auto! Bidoni! Quali bidoni? Che cosa stai facendo? Forse è andata in città! Andiamo, dai! Sì, andiamo, dai! E non è sotto la macchina, Edimond! Cosa ci farebbe sotto la macchina? Sei normale? Perché dici che non sono normale? Sono piuttosto normale! Voglio dire, lei che sta dormendo è una sonnambula, può entrare dove vuole, non pensa! Hai ragione, perché non chiamiamo la polizia? Non c'è bisogno di chiamare la polizia, se scoprono che una sonnambula va in giro di notte potrebbero portarla in prigione! Cosa c'entra la prigione qui? Non lo so! Anche se non sanno che una sonnambula la svegliano potrebbe avere un infarto! Forza, sbrighiamoci a trovarla! Sì, corriamo! Forse si è arrampicata su quell'albero? Stas, non è uno scimpanzé, quale albero? No, è uno scimpanzé! Cosa stai blaterando? Sei impazzito? Ma hai detto che tutti gli esseri umani discendono dalle scimmie, dagli scimpanzé? Ecco perché anche lei è imparentata con gli scimpanzé, è giusto? Hai capito? Cosa dici? È solo una sonnambula, che è diverso! Ok, Edimond, come vuoi, ci racconti un sacco di sciocchezze e poi è tutta colpa mia! Perché sei stupido, non hai cervello! Va bene, ora cosa facciamo? Allora andiamo a casa, prendiamo un caffè e recuperiamo un po' di energia, va bene? Il caffè lo adoro! E poi? Prendiamo un po' di energia e pensiamo bene a dove trovarla. Che ne dici? Andiamo a letto che è meglio, Edimond, andiamo. Tu sei molto strano, Stas, amici, è un tipo strano. Non so cosa gli passi per la testa. Va bene, andiamo già a letto, amico. No, amico, è la mia Chris. Andiamo a prendere un caffè, dai. Quale caffè? Andiamo a letto, amico. Sono le 4 del mattino e mi parli del caffè, Edimond. C'è una donna che dorme sul divano, riesci a vederla? È proprio lì, guarda. Quale donna? È Chris. Chris? Andiamo. Che cosa? Andiamo a dare un'occhiata. Svegliamola! No, lasciamola dormire. Ha bisogno di riposo. Aspetta, ma perché? Se ricominciasse, Edimond, torna ad essere una sonnambula. Adesso ha bisogno di dormire e rilassarsi. Domani mattina io le racconterò tutto. Ok, Edimond, allora vado a letto. Sono stanco. Sì, si sta facendo davvero tardi. Quindi se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e ci vediamo.